Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei farvi vedere come si utilizzano i timbri in silicone. Se avete visto il video sul mio mega book haul creativo, quindi tutti gli acquisti che ho fatto alla Lidl di materiale che serve per realizzare cose di bricolage, insomma comunque creative, incluso in tutto questo materiale c'era anche questo set di timbri in silicone, che ha il suo blocco acrilico e i due cuscinetti per timbri, quindi è proprio completo e vi vorrei far vedere come si utilizza, perché magari chi non ha mai utilizzato i timbri in silicone potrebbe trovarsi un pochino spaesato, però è davvero semplice. Tra l'altro, nella confezione qua in fondo ci sono anche le istruzioni, quindi è davvero immediato l'utilizzo, però io ve lo faccio vedere così facciamo prima. Vi lascio al tutorial, ciao ragazzi! Questa è la confezione, vediamo, si presenta in questo modo. Qua ci sono gli stampi in silicone, qua ci sono i blocchi per il timbro, cioè quindi proprio i cuscinetti per i timbri, e qui abbiamo il blocco acrilico. Andiamo a vedere come si fa, vedrete che è veramente una cosa semplicissima. Io utilizzerò questo foglietto di carta perché comunque, insomma, è solo una prova, è solo per farvi vedere, però vedrete che davvero è facile. Dovete prendere il blocco acrilico, andarlo a mettere così. Poi scegliete un timbro, scegliete quello che più vi piace. In questo caso, visto che è solo una dimostrazione, andiamo a scegliere qualcosa di semplice. Quindi andiamo a scegliere qualcosa che proprio davvero sia semplice. Quindi andiamo a scegliere il fiocchetto, che è questo. Ovviamente c'è una parte in rilievo e una parte piatta. La parte piatta va appoggiata sul blocco acrilico in questo modo. Poi scegliete il colore. Direi che visto che si tratta di un fiocco, ci sta molto bene il rosa. Quindi andiamo a prendere questo, il cuscinetto per i timbri rosa, e andiamo a ripassare il timbro sopra in modo che sia ben colorato in questo modo. Ve lo avvicino ancora di più. Ecco, in modo che sia ben colorato. Quindi voi lo andate proprio a passare sopra come ho fatto io, così. Lo andate a passare sopra, poi lo girate in questo modo e andate a realizzare il vostro timbro. Quindi ecco, semplicemente in questo modo. E avete ottenuto il vostro timbro. Quindi semplicemente con lo stampo in silicone appoggiato sul vetrino, il colore sopra, andate poi a realizzare il timbro. Adesso ovviamente è venuto più sbiadito perché bisognerebbe ripassarlo tutte le volte, però insomma, come vedete, può essere un lavoro molto carino. Ovviamente il timbro non viene proprio ben definito perché si tratta comunque di timbri in silicone. Questo significa che ha un effetto un pochino più antichizzato, un pochino più marmorizzato. Quindi, insomma, se volete un timbro proprio definito in assoluto nei colori, magari utilizzate un altro tipo di timbro. Questo qui viene un pochino marmorizzato, un pochino spugnato, insomma, ha questo effetto un pochino così. Però, secondo me, per alcuni lavori può essere davvero molto carino. Il bello di questi timbri è che si lavano semplicemente facendoli scorrere sotto l'acqua. Quindi è davvero semplice da usare. Vi consiglio di farli scorrere sotto l'acqua subito dopo che li avete utilizzati, in modo che il colore non si secchi, quindi fate molto prima a lavarli. Insomma, è tutto qui, non c'è altro da dire. Come vedete, è davvero tutto molto molto semplice. Vi do appuntamento quindi al prossimo video, vi auguro buon divertimento, ciao ragazzi!